continuiamo a pregare per chi soffre per le guerre, è l'esortazione di Papa Francesco all'Angelus in Vaticano. Questo pomeriggio al Te Deum di ringraziamento per l'anno trascorso ha rilanciato i valori della gratitudine e della speranza. E la pace resta un miraggio in Medio Oriente, ancora violenti scontri soffocano Gaza. Secondo Hamas sono quasi 22.000 i palestinesi uccisi sino ad oggi nella striscia. Influenza di Capodanno è così per 1 milione di italiani, ma il picco virale è ancora lontano. Destano preoccupazione i casi di Covid tra gli ammalati, i consigli di un esperto. In attesa del Presidente, edizione anticipata del nostro telegiornale, daremo la linea tra pochi minuti al Quirinale per trasmettere integralmente il messaggio tradizionale di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Buonasera a tutti voi, le 20:25, buon 31 dicembre e bentrovati dalla redazione del TG2000. Sì alla gratitudine, no all'ansia dell'avere e dell'apparire. Papa Francesco, nell'omelia del tradizionale Te Deum di fine anno, ricorda il valore della gratitudine e della speranza, perché il cristiano, ha detto come Maria, è un pellegrino di speranza. Paolo Fucili. Francesco contempla in preghiera il presepe di Piazza San Pietro, tradizioni dell'ultima sera dell'anno, come le note solenni del Te Deum sotto le volte della Basilica dopo la recita del Vespro, aspettando il 2024 che porterà con sé, a dicembre prossimo, il Giubileo sul tema Pellegrini di Speranza. Una città più vivibile per i suoi cittadini, dice allora il Papa, con riferimento ai preparativi in corso a Roma, e anche più accogliente per tutti. E occorre che alla grande bellezza corrispondano il semplice decoro e la normale funzionalità nei luoghi e nella situazione della vita ordinaria, nella vita feriale. E nella sera in cui tutti, dice, credenti e non credenti, ringraziano e sperano, Francesco mette in guardia da speranza e gratitudine mondane. Sono appiattite sull'io, sui suoi interessi, e così hanno il fiato corto. Mancano della dimensione essenziale la relazione con Dio e i fratelli. Oggi a mezzogiorno, invece, domenica, ultimo Angelus dell'anno dalla finestra su Piazza San Pietro e ultimo appello per la pace, per tutti i popoli sofferenti per la guerra. Al termine di un anno si abbia coraggio di chiedersi quante vite umane sono state spezzate dai conflitti armati, quanti morti e quante distruzioni, quanta sofferenza, quanta povertà. Chi ha interessi in questi conflitti, ascolti la voce della coscienza. Apertura anticipata in questa edizione del nostro telegiornale, perché tra pochissimi minuti trasmetteremo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nelle immagini, le riprese dei preparativi per il tradizionale appuntamento dal Palazzo del Quirinale. Intanto, nel frattempo, andiamo in Medio Oriente, perché ancora violenti scontri si registrano fra Israele e Hamas. A rischio carestia il 40% della popolazione della striscia. Nicola Ferrante. Sangue nella striscia in questa fine 2023 a Zawaida a causa degli scontri violenti fra Israele e Hamas. Almeno 12 persone hanno perso la vita sotto le macerie di un edificio colpito e crollato. Fame, dolore e miseria aumentano a Gaza, dove secondo l'ONU almeno il 40% della popolazione è a rischio carestia. Medio Oriente in fiamme, fino al Mar Rosso, nello Yemen, dove gli Stati Uniti, schierati con navi da guerra, sono intervenuti affondando 3 imbarcazioni di ribelli Houthi, esponenti di un gruppo armato yemenita, lanciati all'assalto di una nave portacontainer. Gli Houthi hanno tentato l'arrembaggio con mitragliatrici e armi leggere, e così, per legittima difesa, precisa il comando statunitense, è scattata la risposta americana. In questo scenario la magistratura israeliana continua a raccogliere le prove legate all'assalto del 7 ottobre, soprattutto filmati agghiaccianti del Rave Festival e dei kibbutz attaccati, prove schiaccianti in vista del più grande processo nella storia di Israele dell'orrore perpetrato.
Ma intanto sono stati indirizzati nei rispettivi paesi diversi discorsi. In Cina il presidente Xi Jinping ha dichiarato che l'economia cinese è diventata più resistente e dinamica di prima e che la Cina sarà sicuramente riunificata a Taiwan. Il presidente russo Vladimir Putin ha invece affermato in riferimento alla guerra in Ucraina che nessuno fermerà la Russia, mentre lo vedete. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha annunciato l'impossibilità dell'unificazione con la Corea del Sud. Abdicazione a sorpresa per la regina Margaret II di Danimarca. La sovrana ha dato l'annuncio nel corso del discorso di fine anno. Abdicherà formalmente in favore del figlio maggiore, il principe ereditario Frederick, che assumerà il nome di Frederick X il 14 gennaio del 2024, ovvero 52 anni esatti dopo la sua ascesa al trono nel 1972. Ed è già Capodanno in alcune parti del mondo. È Kiritimati, nell'arcipelago di Kiribati in Oceania, il primo paese al mondo ad aver festeggiato il Capodanno. Quando sono state le ore 11 in Italia, infatti iniziato il 2024 per l'atollo che appunto ha ben 3 fusi orari. Allora siamo pronti per andare in diretta al Palazzo del Quirinale per il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Care concittadine e cari concittadini, questa sera ci stiamo preparando a festeggiare l'arrivo del nuovo anno, nella consueta speranza che si aprano giorni positivi e rassicuranti. Naturalmente non possiamo distogliere il pensiero da quanto avviene intorno a noi, nella nostra Italia, nel mondo. Sappiamo di trovarci in una stagione che presenta tanti motivi di allarme e insieme nuove opportunità. Avvertiamo angoscia per la violenza a cui sovente assistiamo tra gli stati, nella società, nelle strade, nelle scene di vita quotidiana. La violenza, anzitutto la violenza delle guerre, di quelle in corso e di quelle evocate e minacciate. Le devastazioni che vediamo nell'Ucraina, invasa dalla Russia per sottometterla e annetterla. L'orribile ferocia terroristica del 7 ottobre scorso di Hamas, contro centinaia di inermi bambini, donne, uomini, anziani di Israele. Ignobile oltre ogni termine nella sua disumanità. La reazione del governo israeliano con un'azione militare che provoca anche migliaia di vittime civili e costringe a Gaza moltitudini di persone ad abbandonare le proprie case, respinti da tutti. La guerra, ogni guerra, genera odio e l'odio durerà moltiplicato per molto tempo dopo la fine dei conflitti. La guerra è frutto del rifiuto di riconoscersi tra persone e popoli come uguali, dotati di pari dignità, per affermare invece, con il pretesto del proprio interesse nazionale, un principio di diseguaglianza. E si pretende di asservire, di sfruttare. Si cerca di giustificare questi comportamenti perché sempre avvenuti nella storia, rifiutando il progresso della civiltà umana. Il rischio concreto è di abituarsi a questo orrore, alle morti di civili, donne, bambini, come sempre più spesso accade nelle guerre, alla tragica contabilità dei soldati uccisi, reciprocamente presentata menandone vanto, vite spezzate, famiglie distrutte, una generazione perduta. E tutto questo accade vicino a noi, nel cuore dell'Europa, sulle rive del Mediterraneo,
macerie non solo fisiche che pesano sul nostro presente e graveranno sul futuro delle nuove generazioni, di fronte alle quali si presentano oggi e nel loro possibile avvenire brutalità che pensavamo ormai scomparse, oltre che condannate dalla storia. La guerra non nasce da sola. Non basterebbe neppure la spinta di tante armi che ne sono lo strumento di morte, così diffuse, sempre più letali, fonte di enormi guadagni. Nasce da quel che c'è nell'animo degli uomini, dalla mentalità che si coltiva, dagli atteggiamenti di violenza, di sopraffazione che si manifestano. È indispensabile fare spazio alla cultura della pace, alla mentalità della pace. Parlare di pace oggi non è astratto buonismo, al contrario, è il più urgente e concreto esercizio di realismo se si vuol cercare una via d'uscita a una crisi che può essere devastante per il futuro dell'umanità. Sappiamo che per porre fine alle guerre in corso non basta invocare la pace. Occorre che venga perseguita dalla volontà dei governi, anzitutto di quelli che hanno scatenato i conflitti. Ma impegnarsi per la pace significa considerare queste guerre una eccezione da rimuovere e non la regola per il prossimo futuro. Volere la pace non è neutralità, o peggio, indifferenza rispetto a ciò che accade. Sarebbe ingiusto e anche piuttosto spregevole. Perseguire la pace vuol dire respingere la logica di una competizione permanente tra gli Stati, che mette a rischio le sorti dei rispettivi popoli e mina alle basi una società fondata sul rispetto delle persone. Per conseguire pace non è sufficiente far tacere le armi. Costruirla significa prima di tutto educare alla pace, coltivarne la cultura nel sentimento delle nuove generazioni, nei gesti della vita di ogni giorno, nel linguaggio che si adopera. Dipende anche da ciascuno di noi. Pace nel senso di vivere bene insieme, rispettandosi, riconoscendo le ragioni dell'altro, consapevoli che la libertà degli altri completa la nostra libertà. Vediamo e incontriamo la violenza anche nella vita quotidiana, anche nel nostro paese, quando prevale la ricerca, il culto della conflittualità, piuttosto che il valore di quanto vi è in comune, sviluppando confronto e dialogo. La violenza, penso a quella più odiosa sulle donne. Vorrei rivolgermi ai più giovani. Cari ragazzi, ve lo dico con parole semplici. L'amore non è egoismo, dominio, malinteso orgoglio. L'amore, quello vero, è ben più che rispetto. È dono, gratuità, sensibilità. Penso anche alla violenza verbale e alle espressioni di denigrazione e di odio che si presentano sovente nella rete. Penso alla violenza che qualche gruppo di giovani sembra coltivare, talvolta come espressione di rabbia. Penso al risentimento che cresce nelle periferie, frutto spesso dell'indifferenza e del senso di abbandono. Penso alla pessima tendenza di identificare avversari o addirittura nemici, verso i quali praticare forme di aggressività, anche attraverso le accuse più gravi e infondate, spesso travolgendo il confine che separa il vero dal falso. Queste modalità aggravano la difficoltà di occuparsi efficacemente dei problemi e delle emergenze che cittadini e famiglie devono affrontare giorno per giorno. Il lavoro che manca, pur in presenza di un significativo aumento dell'occupazione, quello sottopagato, quello sovente non in linea con le proprie aspettative o con gli studi seguiti. Il lavoro a condizioni inique e di scarsa sicurezza, con tante inammissibili vittime. Le immani differenze di retribuzione
tra pochi super privilegiati e tanti che vivono nel disagio, le difficoltà che si incontrano nel diritto alle cure sanitarie per tutti, con liste di attesa per visite ed esami in tempi inaccettabilmente lunghi, la sicurezza della convivenza che lo Stato deve garantire, anche contro il rischio di diffusione delle armi. Rispetto allo scenario in cui ci muoviamo, i giovani si sentono fuori posto, disorientati, se non estranei a un mondo che non possono comprendere e di cui non condividono andamento e comportamenti. Un disorientamento che nasce dal vedere un mondo che disconosce le loro attese, debole nel contrastare una crisi ambientale sempre più minacciosa, incapace di unirsi nel nome di uno sviluppo globale. In una società così dinamica come quella di oggi, vi è ancor più bisogno dei giovani, delle speranze che coltivano, della loro capacità di cogliere il nuovo. Dipende da tutti noi far prevalere sui motivi di allarme le opportunità di progresso scientifico, di conoscenza, di dimensione umana. Quando la nostra Costituzione parla di diritti, usa il verbo riconoscere. Significa che i diritti umani sono nati prima dello Stato, ma anche che una democrazia si nutre prima di tutto della capacità di ascoltare. Occorre coraggio per ascoltare e vedere senza filtri situazioni spesso ignorate, che ci pongono di fronte a una realtà a volte difficile da accettare e affrontare, come quella di tante persone che vivono una condizione di estrema vulnerabilità e fragilità, rimasti isolati, in una società pervasta da quella cultura dello scarto, così efficacemente definita da Papa Francesco, cui rivolgo un saluto e gli auguri più grandi e che ringrazio per il suo instancabile magistero. Affermare i diritti significa ascoltare gli anziani, preoccupati di pesare sulle loro famiglie, mentre il sistema assistenziale fatica a dar loro aiuto. Si ha sempre bisogno della saggezza e dell'esperienza e di manifestare rispetto e riconoscenza per le generazioni precedenti, che con il lavoro e l'impegno hanno contribuito alla crescita dell'Italia. Affermare i diritti significa prestare attenzione alle esigenze degli studenti, che vanno aiutati a realizzarsi, il cui diritto allo studio incontra nei fatti ostacoli, a cominciare dai costi di alloggio nelle grandi città universitarie, improponibili per la maggior parte delle famiglie. Significa rendere effettiva la parità tra donne e uomini nella società, nel lavoro, nel carico delle responsabilità familiari. Significa non volgere lo sguardo altrove di fronte ai migranti. Ma ascoltare significa anche saper leggere la direzione e la rapidità dei mutamenti che stiamo vivendo, mutamenti che possono recare effetti positivi sulle nostre vite. La tecnologia ha sempre cambiato gli assetti economici e sociali. Adesso, con l'intelligenza artificiale che si autoalimenta, sta generando un progresso inarrestabile, destinato a modificare profondamente le nostre abitudini professionali, sociali, relazionali. Ci troviamo nel mezzo di quello che verrà ricordato come il grande balzo storico dell'inizio del terzo millennio. Dobbiamo fare in modo che la rivoluzione che stiamo vivendo resti umana, cioè iscritta dentro quella tradizione di civiltà che vede nella persona e nella sua dignità il pilastro irrinunziabile. Viviamo quindi un passaggio epocale. Possiamo dare tutti qualcosa alla nostra Italia, qualcosa di importante, con i nostri valori, con la solidarietà di cui siamo capaci, con la partecipazione attiva alla vita civile, a partire dall'esercizio del diritto di voto. Per definire la strada da percorrere, è il voto libero che decide, non rispondere a un sondaggio o stare sui social, perché la democrazia
è fatta di esercizio di libertà. Libertà che quanti esercitano pubbliche funzioni a tutti i livelli sono chiamati a garantire. Libertà indipendente da abusivi controlli di chi, gestori di intelligenza artificiale o di potere, possa pretendere di orientare il pubblico sentimento. Non dobbiamo farci vincere dalla rassegnazione o dalla indifferenza. Non dobbiamo chiuderci in noi stessi per timore che le impetuose novità che abbiamo davanti portino soltanto pericoli. Prima che un dovere, partecipare alla vita e alle scelte della comunità è un diritto di libertà, anche un diritto al futuro, alla costruzione del futuro. Partecipare significa farsi carico della propria comunità, ciascuno per la sua parte. Significa contribuire anche fiscalmente. L'evasione riduce in grande misura le risorse per la comune sicurezza sociale e ritarda la rimozione del debito pubblico che ostacola il nostro sviluppo. Contribuire alla vita e al progresso della Repubblica, della Patria, non può che suscitare orgoglio negli italiani. Ascoltare quindi, partecipare, cercare con determinazione e pazienza quel che unisce, perché la forza della Repubblica è la sua unità. Unità non come risultato di un potere che si impone. L'unità della Repubblica è un modo di essere, di intendere la comunità nazionale, uno stato d'animo, un atteggiamento che accomuna, perché si riconosce nei valori fondanti della nostra civiltà: solidarietà, libertà, uguaglianza, giustizia, pace. I valori che la Costituzione pone a base della nostra convivenza e che appartengono alla identità stessa dell'Italia. Questi valori, nel corso dell'anno che si conclude, li ho visti testimoniati da tanti nostri concittadini. Li ho incontrati nella composta pietà della gente di Cutro. Li ho riconosciuti nella operosa solidarietà dei ragazzi di tutta Italia che sui luoghi devastati dall'alluvione spalavano il fango e cantavano Romagna mia. Li ho letti negli occhi e nei sorrisi dei ragazzi con autismo che lavorano con entusiasmo a Pizza Hut, promossa da un gruppo di sognatori che cambiano la realtà, o di quelli che lo fanno a Casal di Principe, laddove i beni confiscati alla camorra sono diventati strumenti di riscatto civile, di impresa sociale, di diffusione della cultura, tenendo viva la lezione di legalità di Don Diana. L'ho visto nel radunarsi spontaneo di tante ragazze dopo i terribili episodi di brutalità sulle donne, con l'intento di dire basta alla violenza e di ribellarsi a una mentalità di sopraffazione. Li vedo nell'impegno e nella determinazione di donne e uomini in divisa che operano per la nostra sicurezza in Italia e all'estero. Nella passione civile di persone che, lontano dai riflettori della notorietà, lavorano per dare speranza e dignità a chi è in carcere o di chi ha lasciato il proprio lavoro, come è avvenuto, per dedicarsi a bambini, ragazzi e mamme in grave difficoltà. A tutti loro esprimo la riconoscenza della Repubblica, perché le loro storie raccontano già il nostro futuro. Ci dicono che uniti siamo forti. Buon anno a tutti. E riprendiamo la linea dal Quirinale dopo aver assistito alla trasmissione del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. Proseguiamo dunque con il telegiornale. Affrontiamo il tema della sanità, perché in Italia è allarme influenza. In tutte le regioni italiane la curva epidemica delle sindrome influenzali mostra una incidenza che mai è stata raggiunta dal 2009 ad oggi. Ascoltiamo allora i consigli di un esperto nel servizio di Lucia Scione. L'influenza, ma anche altri virus respiratori, il Covid compreso, possono essere dei mix, diciamo, di virus molto importanti,
E quindi attenzione, attenzione quando faremo il veglione di Capodanno. Ovviamente ci aspettiamo dei contagi, ma questo è giusto che sia, perché le persone sono aggregate in spazi ristretti, senza la mascherina, che è l'unico mezzo che possa impedire il contagio. E chiaramente possono esserci delle persone asintomatiche che non hanno una sintomatologia ma possono trasmettere. Se siete tra il milione di italiani a letto vittime del virus dell'influenza H1N1 in queste ore, evitate di imbottirvi di antipiretici ed antinfiammatori per presenziare a cenoni e feste. Gli esperti consigliano riposo, cena leggera, assunzione adeguata di liquidi e con molta probabilità l'alba del nuovo anno vi troverà più in salute. Gli anziani e i fragili fanno ancora in tempo a vaccinarsi, ma restano davvero pochissimi giorni. Il picco è previsto per metà gennaio. Ovvio che chi ha il vaccino per il Covid e chi ha il vaccino per l'influenza espleta dei sintomi molto più leggeri rispetto a chi non fa questo tipo di vaccino e quindi può avere una sintomatologia, quindi dei dolori articolari, delle febbri, anche un raffreddore, un mal di gola, un mal di testa molto più importanti rispetto a chi ha la vaccinazione. Dopo tutte queste notizie, il mio augurio di un felice 2024 che sarà sicuramente migliore in tutti i sensi. Gli italiani si preparano a vivere dunque l'ultima notte dell'anno, per chi può sarà un capodanno di partenza, e dopo gli ultimi acquisti al via i preparativi per il cenone. Ma il 2024 si apre con la certezza, purtroppo, di aumenti e rincari. Marino Caldiero. Quanto spenderanno gli italiani per il cenone di Capodanno? In media 98 euro a famiglia, secondo una ricerca di Coldiretti. A far crescere i prezzi è stata la vongola, per chi ha deciso un menù di pesce. A causa del granchio blu è aumentata fino al 32% in questo periodo, ma a farla da padrone a tavola sono cotechino o zampone, accompagnato da lenticchie, e qui i prezzi scendono. In gran parte gli italiani passeranno l'ultimo dell'anno in casa propria o da parenti e amici. Il resto si divideranno tra ristoranti, pizzerie e agriturismo. C'è anche chi, portafoglio permettendo, ha deciso di mettersi in viaggio. Tra Natale e Capodanno sono oltre 19 milioni e una parte consistente, poco meno della metà, di chi non si sposta lo fa per motivi economici. Motivi economici del tutto comprensibili, date le sirene dei rincari che già si sentono in vista del 2024, dall'incognita sul fronte energetico con la fine del mercato tutelato e tariffe che potrebbero aumentare sino a 220 euro al nucleo, secondo le stime Codacons, a prezzi di cibi e bevande, alla telefonia, i trasporti, treni aerei e il pedaggio delle autostrade. Un capodanno in cui non mancheranno i botti. In queste ore, nonostante le ordinanze dei comuni, si susseguono i sequestri di petardi illegali. Difficile dire quanto spenderanno gli italiani per i vari fuochi d'artificio. Quello che possiamo dire con certezza è che anche in questa occasione non ci rinunceranno. È trascorso un anno dalla morte di Benedetto XVI. Il ricordo oggi di Papa Francesco durante l'Angelus, affetto e gratitudine nel primo anniversario della morte di Papa Ratzinger, messa di suffragio stamattina nella Basilica Vaticana. La celebrazione è stata presieduta da Monsignor Georg Ganschwein, segretario di Josef Ratzinger dal 2003 fino agli ultimi giorni di vita da Papa emerito. Un ricordo con Cristiana Caricato. Alle 10:32, con una nota del direttore della sala stampa vaticana, la Santa Sede comunicava al mondo che Benedetto XVI, il Papa emerito, era tornato alla casa del Padre. La morte nel monastero Mater Ecclesiae, 58 minuti prima, alle 9:34 dell'ultimo giorno dell'anno, con una chiesa pronta a rendere grazie per i 12 mesi appena trascorsi e per quelli che di lì a poco si sarebbero affacciati. Nonostante da giorni il mondo si preparasse all'addio, la notizia arriva dolorosa. Dopo quasi 10 anni da monaco nel recinto di Pietro, l'ultimo passo sul monte in cui aveva vissuto da orante, il salto per Benedetto nel mistero con cui aveva impastato la sua vita. Io
Joseph Ratzinger la sua presenza discreta, silenziosa ed autorevole, lasciava la chiesa, se non orfana, certamente più sola. In quei giorni la processione silenziosa di migliaia di persone, l'omaggio ad un grande teologo, raffinato intellettuale, pontefice amato. Inaspettato forse l'affetto che all'alba del nuovo anno aveva circondato Benedetto, l'umile servitore della vigna del Signore, unito definitivamente al Cristo di cui era sempre stato innamorato. Una reazione che aveva sorpreso la stessa Chiesa, abituata al pudore di Ratzinger, alla riservatezza che aveva sempre avvolto, con pochi strappi, la sua persona dopo la rivoluzionaria rinuncia al ministero petrino. Un anno senza di lui, senza un padre, come ha più volte ripetuto il suo successore Francesco, che si è scoperto mancante di un appoggio sicuro. Forse proprio il Papa regnante ha avvertito più di tutti l'assenza di Benedetto XVI, dell'uomo gentile a cui chiedere consiglio, a cui confidare dubbi e consegnare preoccupazioni. Rimane intatta, ad un anno di distanza dalla sua morte, la forza dirompente della testimonianza di Joseph Ratzinger, quella felicità dell'essere cristiano che attrae e ingolosisce, il fare teologia in ginocchio senza piegarsi alle fascinazioni del mondo, sempre e comunque per far risplendere la verità. E questa sera alle ore 21 TV 2000 trasmetterà la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo di Gorizia e Presidente della Caritas Italiana, Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, in occasione della 56esima Marcia della Pace. Ci fermiamo qui, non resta il tempo dunque di augurare a tutti voi, da parte di TV 2000 e della nostra redazione del TG, gli auguri più cari per Capodanno e per il migliore nuovo anno. Grazie del vostro tempo. Buona serata, arrivederci.